di nuovo il momento del mese in cui andiamo a svuotare la mia scatola rossa dei trucchi. Vediamo cosa c'è dentro. Yeah! Bentornati! Oggi parliamo della scatola rossa del mese di dicembre. Eccola qui, bella piena. Tra l'altro mi sono resa conto che in questa nuova location, che non mi dispiace, sono anche comoda, l'unico problema è che se sto tanto seduta, il materasso, sono seduta sul letto, e il materasso che è di quelli in memory foam, piano piano mi risucchia verso il basso e quindi parto con l'inquadratura alta e poi piano piano scendo. Quindi ogni tanto mi vedrete darmi una rialzatina. Bando alle ciance, cominciamo! Cominciamo come sempre random, perché poi alla fine vado random. Cerco di dargli un ordine, ci proviamo? Fondotinta, cerchiamo di dare un ordine. Allora, il fondo che ho usato questo mese è sempre contenuto in questo piccolo pot di The Body Shop ed è il mix che ho realizzato già lo scorso mese e che sto cercando di portare a termine del fondotinta Rimmel più il fondotinta di Xea Beauty. Vi faccio comparire i numeri perché non ce li ho nella scatola rossa, avendo fatto il quantitativo giusto per il mese praticamente. Mi dà abbastanza soddisfazione il mix delle due formule, quella in mousse di Rimmel e quella invece più liquida della Xea. Mi piace molto, la colorazione che ottengo è quella che porto adesso, è una miscela particolarmente adatta all'inverno, nel senso che il fondotinta mousse della Rimmel, che è la parte principale, perché poi uso qualche goccia di quello di Xea per dargli un po' di colore, ma il fondotinta di Rimmel in mousse ha una consistenza veramente molto pesante, molto coprente, quindi dà un effetto che fuori dal periodo invernale non userei. Ed è il motivo per cui lo sto usando su base quotidiana, perché voglio finirlo quest'inverno in modo da togliermelo di torno. Poi, per tamponarlo, o in alcune giornate se non ho voglia magari di truccarmi tanto e preferisco usare un prodotto polvere, uso l'Amazonian Clay Mineral Foundation di Tarte, prodotto che ho acquistato negli Stati Uniti, la mia è nella colorazione Light Beige, Light Skin with Pink Undertones. In realtà non sono convinta di avere un sottotono rosa, però il colore di questo fondotinta Tarte si adatta abbastanza bene alla mia carnagione. È il classico fondo minerale, ha l'erogatore così, appoggiate il pennellino e lo diffondete sul viso. Aspetto però di usarlo da solo su base un po' più continuativa per potervene dare un'opinione un po' più precisa. Quello che invece uso su base quotidiana per fissare il fondo liquido scusate, è questa powder, questa polvere mista di Physicians Formula. Questa è la Nude Wear nella colorazione Medium. Anche questa è presa negli Stati Uniti, ma so che adesso Physician Formula è venduta anche in Italia, quindi magari vi capita di trovarla. C'è il buco, ho toccato il fondo della cialdina, infatti continuerò ad usarla in modo da finirla. Mi piace usarle mescolate, infatti vedete che il buco si è formato al centro, proprio perché io pesco dal centro mescolando le colorazioni più chiare a quelle più scure, in modo da dare un colorito uniforme da fissare e dare anche un minimo di colore al tutto. Bella, mi piace. Poi, ultimo fondo che ho usato in questo mese è il Fit Me Shine Free Foundation di Maybelline. La colorazione è la 110 Porcelain ed è questo stick, anche questo è in addirittura d'arrivo. È uno stick, io lo applico come pentola nera, cioè faccio delle strisce tipo indiano sul viso e poi lo vado a stendere o con le mani o con un flat bookie, ma anche con le mani non è male. Dà un effetto molto siliconico, nel senso che sembra di stendere un primer, la pelle rimane proprio molto tirata, molto uniforme. Proprio per questo tendo a non usarlo tutti i giorni, perché mi dà proprio... Non mi sono mai venuti sfoghi o macchie o brufoletti da make-up,
però è uno di quei prodotti che secondo me a lungo andare potrebbero farli venire. Ed è fantastico, è abbastanza chiaro, ed è fantastico da applicare nella zona sotto gli occhi, anche se uso un altro fondotinta, magari devo rinfrescarlo prima di uscire la sera, invece di usare il correttore magari metto una passata di questo, lo sfumo bene con le mani e mi piace molto. Non è niente male, non so se è mai arrivato in Italia, io l'avevo preso negli Stati Uniti, ma... Bel prodotto. Due correttori, sempre gli stessi, Instant Age Rewind di Maybelline nella colorazione Fair, non vi dico più nulla, ma questo mese sto cercando di dare fondo al fondotinta HD Photogenic Concealer di NYX, la mia colorazione è la 05... CW05 medium, quella che è sempre troppo gialla per me, ma non so, non penso che lo vedrete, ma inizia a scarseggiare, faccio fatica a tirarlo fuori e devo staccarlo dalle pareti, il che significa che probabilmente a breve lo vedrete nel video dei finiti. Questo non è male come correttore, il problema è la colorazione, ve l'ho già detto mille volte, non mi ripeto, è troppo gialla e... Sto usandola, la uso anche per fare un po' di contouring, tipo, cerco di dargli fondo, però non è sicuramente la colorazione che faceva per me, ho sbagliato io a prendergli la colorazione. Vediamo le polveri, blush, durante le festività mi sono divertita a usare il blush di Hourglass, l'Ambient Lighting Blush Radiant Magenta, è una cosa meravigliosa e mi piace tanto perché è un mix di blush e illuminante e quindi lascia questo alone rosa ma anche molto luminoso sulla pelle e risulta molto naturale, mi piace moltissimo. Mentre tutti i giorni sto usando con grande soddisfazione questo blush di Essence della collezione non so più quale, si chiama Blush Up Powder Blush nella colorazione 10, Heat Wave, arancione che sfuma su fucsia, io mescolo anche in questo caso le due colorazioni, lo porto anche oggi, è molto pigmentato, però dura tutto il giorno e se ben applicato non dà neanche l'effetto Heidi, anche sulle mozzarelle tipo me, mi piace tanto. E... due terre che invece sto usando, la ormai celeberrima classica Chocolat Soleil di Too Faced nella colorazione Medium Deep, che penso di aver toccato il fondo della cialdina, penso che quella macchia al centro sia il fondo della cialdina, non ne sono sicura. Continuo ad usarla, è una terra fredda, perfetta per il contouring, mi piace molto. E sto usando anche questa terra abbronzante effetto seta 11 Tabacco di Collistar. In questo caso è una colorazione decisamente più calda che uso una via di mezzo tra un... non uso per il contouring ma uso più come blush per dare un po' di colorito all'incarnato nelle giornate di grande pallidume. Mi dà soddisfazione. Natale, ho ritirato fuori le Meteorite Pearl, quelle illuminanti Taint Beige 02 che mi hanno regalato di Guerlain. Sono queste, ci spacciuffo dentro il pennello, quello pelosone, e poi non ve ne andate. Il problema delle meteorite è sempre quello, che se ne vanno in giro, non quelle qua. E poi le passo su tutto il viso. La profumazione di violetta è celestiale, è famosissima. Devo essere sincera, me lo sono fatta regalare e ho fatto bene, nel senso che non è un prodotto che mi cambia il trucco. Mi piace, è una coccola perché è profumatissima e quindi quando poi vi applicate col pennello grosso, vi applicate questa polvere è molto bella, ma è molto piacevole come cosa. L'effetto è luminoso, l'effetto è uniformante, vi cambia leggermente l'incarnato, ma non è uno di quei prodotti che cambia il trucco. Però è una di quelle coccole che se volete farvi regalare qualcosa, anche la scatola, il profumo. Però sì, diciamo che non è proprio un prodotto indispensabile, ecco. Si vive anche senza. Ultimo prodotto che io considero base, se volete, è questa matita doppia di Essence della collezione Bloom Me Up, Duo Eye Pencil, colorazione 01 Bloomy Licious, è la matita doppia
che è del colore della matita, proprio è una specie di color rosa opaco, da una parte più sottile da usare nella rima interna e dall'altra invece più grande che io uso come base su tutta la palpebra, e vi dirò che mi trovo piuttosto bene a usarla come base e anche all'interno dell'occhio. Su base quotidiana, invece di usare una base, una qualsiasi altra base, uso questa. Buona, mi piace. E veniamo ora agli occhi. Tre sono state le palette che ho utilizzato, mamma, tra momenti mi acceco. Sempre lei, la Too Faced Love Sweet Love. Siete curiosi? Ho finito un altro colore. Se Ganache, che è il marrone, dà sempre più segni di cedimento, ho finito Burnt Sugar, che era un grigio, un po' più chiaro dell'ultimo colore. Sono riuscita a finirlo sotto in vari trucchi, non so ancora come, ma sono riuscita a finirlo. Quindi mi manca una cialdina e un pezzo. Ve ne ho già parlato all'infinito, sapete quanto io ami le palette di Too Faced, però quando arrivano a quel livello lì, la voglia di buttarle via, cioè di finirle e di liberarsene, è tanta. Tutti i giorni del mese, praticamente ininterrottamente, ho usato la Color Impact Eyeshadow Palette 01 Lounge Warm Tones della vecchia collezione di Kiko. Era dell'inverno scorso ed era quella con il famoso color borgogna all'interno. L'ho usata moltissimo, io non so se voi riuscite a percepire, ma questa cialda è scavata, cioè proprio bucata, anche questa e anche questo rosa qui, mi piace tanto, dà la possibilità di fare moltissimi trucchi, dal più semplice al più, non complicato, ma un pochino più da sera, da tutti i giorni, più leggero o più marcato. La consistenza degli ombretti è fantastica, sono molto setosi e pigmentatissimi, ne basta veramente appoggiare il pennello sulla cialda, e veramente un grande affare che io avevo preso ai saldi l'anno scorso in questo periodo più o meno. E poi un grande amore che torna sempre è questa palette Color Focus Palette di Lancôme 309 Envoûtement Floral, ed è quella con cui ho realizzato il trucco di oggi. Un quad, un bianco, un lavanda, un viola e un azzurro. Il viola sta per toccare la cialdina. Il trucco di oggi l'ho fatto con i primi tre, praticamente con i tre viola senza usare l'azzurro. E questo tono di viola secondo me è bellissimo e fa risaltare un sacco i miei occhi. Mi piace moltissimo. Non so se è ancora reperibile una vecchissima palette, però ce l'avevo. Visto che parliamo di occhi, finiamo con le basi. La base che ho usato oggi è un ombretto che non mi piace assolutamente, ma voglio finirlo. È un ombretto in gel di Color Trend, Avon, Blueberry Cream si chiama. Non mi piace perché non dura, ha una consistenza che me lo fa andare nelle pieghe, però per fare da base a questo color lavanda qui è perfetto. Quindi la base del trucco di oggi è questa, poi sopra su tutta la palpebra mobile il lavanda, poi questo viola nella piega e il bianco nell'arcata. Unico modo in cui riesco a usare questo. E va bene, poi altro ombretto che ho usato su base quotidiana è il Cream Eyeshadow Vamp 101 di Pupa. È a metà, non ha perso in consistenza, mi piace molto, va bene da solo su tutta la palpebra o come base, ad esempio per la palette di Kiko l'ho usato spesso, poi magari usavo questo marrone nella piega o questo dorato, una base passepartout. Altro ombretto che non mi piace ma che voglio finire è il Color Tattoo di Maybelline 65 Gold Rush, che prometteva miracoli e che sulla mia palpebra è orribile. È molto oleoso, non mi piace l'effetto, dà proprio l'effetto un po' carta pecora. Lo uso per base a trucchi dorati un po' più caldi per cercare di finirlo, ma penso che me lo porterò nella tomba. Magari si secca lui e se ne va da solo, vedremo. Poi, ultimi prodotti occhi, il Long Lasting Stick Eyeshadow 05 di Kiko, il marrone, anche in questo caso una bella base o da usare sotto nella rima inferiore per dare un po' di
per marcare un po' il trucco, si sfuma, fa la base, anche questi sono prodotti visti, rivisti, sentiti e risentiti. Poi ho questa matita che non so neanche più dove avevo preso, è una matita di Sephora, quando Sephora faceva questo pack qui, si chiamava 160 ed era verde, e è verde in effetti, poverina, ed è un bel verde scuro, un verde bosco, opaco, che mi piace molto abbinare sia al dorato che al viola. Oggi non l'ho messa, ma nella rima sotto o sopra come una riga di eyeliner mi piace tantissimo. In più l'ho usata come base per fare degli smoky occhio bianco e smoky verdone e ho avuto le mie soddisfazioni. Ultimo prodotto occhi è l'eyeliner di Stila, questo si chiama Stay All Day Waterproof Liquid Eyeliner Intense Black. È piccolino, l'avevo preso negli Stati Uniti, ha la punta in feltro a pennarello piuttosto sottile, mi piace molto il tratto, è facile da usare, dà una bella linea sottile che può essere intensificata, ma è facile anche ottenerla sottile, e che è la cosa più difficile, dura a oltranza, bisogna andarlo a struccare e con uno struccante waterproof perché dura veramente molto, mi piace. Anche se non è, essendo molto sottile, non è nero, 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 nero. Però quando la andate un po' a rimarcare viene bella scura. Ultimo prodotto occhi, il mascara di Glossip. Questo è il Super Volume Ultra Black Mascara Nero, che mi avevano dato sempre al solito evento Glossip di cui vi avevo già parlato. Non è male. Voi sapete che io non ho grandi pretese per le mie ciglia, però secondo me per i miei gusti è un po' poco drammatico. Cioè per ottenere questo effetto, che è quello di oggi, devo andare a ripassare molte volte e quindi un po' mi appesantisce lo sguardo. Però lo sto per... penso che lo vedrete a breve tra i finiti, perché era una mini size e sta per finire. Labbra, visto che ci siamo, questa ve la cito velocemente, che è la tinta di Glossip No Transfer Liquid Lip Tint 09 Apple. Ve la cito velocemente perché ve l'ho fatta vedere negli wow di dicembre, quindi non c'è bisogno che mi esprima ulteriormente. Un prodotto fantastico, un bellissimo rosso, dura moltissimo, veramente una garanzia per delle labbra rosse che tengono anche a cenoni e feste e sbicchierate varie. Sulle labbra oggi ho questo rossetto di Rouge Baiser della linea Rouge Evident Mont Crème 208, ta-dun, bello viola, bello intenso, mi piace, è morbido, tinge leggermente le labbra, quindi anche quando va via l'effetto lucido rimane comunque bello colorato sulle labbra, ha una buona durata, una buona resa, confortevole, un bel colore. Che gli chiediamo di più? Basta. Oggi lo vedete leggermente illuminato perché sto usando tutti i giorni, mi sono rilanciata sui lip gloss, questo di Boxom, di Bare Essential, la colorazione è White Russian ed è un colore stranissimo perché è proprio un rosa tendente al bianco, ce l'avevo nel video degli wow e ho visto che in video non rende tanto bene, dal vivo mi piace molto, è di quelli che pizzicano un po' sulle labbra, che hanno un leggero effetto rimpolpante. Anche in questo caso voi non lo vedete, ma io sto scavando sulle pareti perché usandolo su base quotidiana non ce n'è quasi più. Quindi anche questo lo vedrete a breve tra i prodotti finiti, ma mi è piaciuto tantissimo, cioè veramente ce l'ho in borsa e ogni tanto lo metto su. E poi mi piace l'effetto mentolato, quindi. Stesso colore, ma resa molto diversa, infatti questo prodotto non mi piace, è una lip liner, luster liner di Too Faced, effetto perlato, che dovrebbe avere la stessa colorazione di quello di Bare Essential del Boxom, ma che sulle mie labbra, forse lo intuite già dalla consistenza, mette in evidenza qualsiasi piega, qualsiasi screpolatura, qualsiasi cosa, e non mi piace per niente. Ho provato anche a metterlo come base per il lip gloss, ma... non lo so, devo trovare un altro utilizzo, però magari posso usarlo come illuminante ora che lo vedo, come blush luminoso. Vabbè, gli cercheremo, perché come blush luminoso potrebbe non essere male, guardate l'effetto. Devo trovargli un altro utilizzo, perché sulle mie labbra questa cosa qui non si può vedere. Molto bene!
Scatola vuota, vado a lavarla così possiamo ricominciare con dei nuovi prodotti. Fatemi sapere quali sono stati i vostri prodotti più utilizzati nell'ultimo mese, se avete usato alcuni di questi, come vi siete trovate voi, o se avete qualcosa da suggerirmi di inserire nella mia scatola rossa del prossimo mese. Io vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!